E bentornati a Zapping. Salutiamo dunque il senatore Armando Siri della Lega, Commissione Permanente Finanze e Tesoro, è stato sottosegretario alle infrastrutture nel precedente governo, il Conte 1. E allora, senatore, buonasera e benvenuto a Zapping. Grazie, buonasera a voi. Allora, volevo un po' discutere con lei. Questa sera c'è un Consiglio dei Ministri piuttosto ritenuto importante, forse addirittura decisivo nella messa a punto della manovra. Abbiamo sentito adesso dei titoli del TG3, quanti sforzi il governo sta facendo, non so se saranno efficaci o meno, ma comunque è molto concentrato il governo nella lotta all'evasione con una serie di misure legate all'uso del contante, ad altro ancora. Si parla poi di quota 100, c'era chi la voleva abolire, c'è chi l'ha voluta mantenere. Pare che abbia prevalso la parte delle 5 Stelle, Conte stesso, a proteggere questa misura. Insomma, volevo però un po' un suo punto di vista generale per cominciare su quello che il governo riuscirà a fare con questa manovra. Guardi, il mio punto di vista è che questo governo va nella direzione esattamente contraria rispetto al governo precedente in tema di imposte, soprattutto imposte dirette, perché mentre il governo precedente aveva iniziato un percorso di riduzione fiscale con l'avvio della flat tax al 15%, che è stata realizzata per 1,5 milioni di partite IVA, che sarebbe dovuta entrare in vigore anche per le partite IVA fino a 100.000 euro a partire dal gennaio del 2020, purtroppo questo non viene confermato e si vuole ridurre, così dice il governo, il cuneo fiscale con 2 miliardi e 700 milioni. È evidente che intanto bisognerebbe capire che cosa intende il governo per cuneo fiscale, Beh, le perché tasse cuneo sul fiscale vuol lavoro, dire... No, tasse beh, ma sul il cuneo lavoro. fiscale, no, ma il cuneo fiscale vuol dire tante cose, perché il cuneo fiscale vuol dire che si riducono i costi previdenziali a carico dell'impresa, si riducono i costi previdenziali a carico del lavoratore, si riduce l'IRPEF a carico del lavoratore, cioè ci sono più voci del cuneo Beh, fiscale. Allora lei a capisce quello che che con... capisco ci saranno, ho visto, hanno fatto i conti, potrebbero esserci circa 40 euro in più nelle buste paga dei lavoratori, cioè saranno un taglio del cuneo fiscale che va tutto a beneficio dei lavoratori e non delle imprese, Ma allora diciamo. parliamo di IRPEF. Allora che senso ha parlare di cuneo fiscale? Noi sull'IRPEF avevamo intenzione di mettere 13 miliardi di euro portando la flat tax per 10 milioni di famiglie al 15%, famiglie fino a 65 mila euro di reddito lordo, e quindi avremmo dato sì un boost, cioè una spinta ai consumi 13 importanti miliardi che della però non nostra si sapeva economia. ancora dove si sarebbero trovati, no? Beh, Perché guardi, poi. si sarebbero trovati, guardi, per un governo che riesce a mettere 7 miliardi in bilancio dall'evasione, le assicuro che, come ho detto in aula qualche Beh, giorno fa, l'avessimo fatto noi, però avrei Siri, voi ottenuto 7 avevate messo in miliardi. bilancio 18 miliardi da privatizzazioni, quindi su questa gara non si sa chi è messo peggio. No, guardi, no, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa Vendere perché il 18 sistema... miliardi di beni dello Stato, tant'è che Gualtieri, il ministro dell'economia, appena arrivato, ha detto non ce la faremo mai, forse saranno No, ma 4 o guardi, i beni 5. dello Stato sono qualcosa di tangibile e di reale. E immaginare di poter mettere 7 miliardi di recupero dell'evasione, che poi si declina nell'andare a cercare come al solito i piccolini, perché adesso questa lotta al contante, la lotta a chi non fa pagare con le carte, insomma, tutta questa cosa qua è antropologicamente opposta a un'idea che invece per noi è un'idea liberale, cioè per noi gli italiani non sono tutti degli evasori, sono tutte brave persone fino a prova contraria. Mentre invece con questo atteggiamento e con Però è questo anche vero che modo ci sono forti si 110 pensa miliardi che di gli italiani evasione siano tutti che qual evasori, ci sono quindi bisogna 110 punire. miliardi di evasione che qualcuno evade. No, guardi, attenzione, perché anche sul tema evasione, io capisco che in una società molto veloce dove si condensa tutto si fa fatica anche con i termini, perché noi siamo partiti nel dopoguerra che usavamo 30.000 termini, adesso ne abbiamo 5.000 soli nel nostro linguaggio. Evasione non vuol dire nulla, perché l'evasione può essere evasione e quindi l'evasione è uno che porta via dei soldi alla base imponibile. Poi c'è l'elusione, che questa riguarda soprattutto le multinazionali, che è stato certificato, portano all'estero 24 miliardi di fatturato per un danno all'erario di 7 miliardi di euro. E poi c'è il mancato pagamento delle imposte, che sono tutte quelle imposte che vengono dichiarate e che poi il contribuente non ce la fa a pagare. Queste imposte vengono chiamate evasione, ma non è evasione. L'evasione è un'altra cosa. Quindi, Cioè, per quando non fortuna, ce la fai a l'evasione, pagare poi non è l'applicazione della evasione. base imponibile.
per fortuna la evasione, cioè la sottrazione della base imponibile fraudolenta, è diciamo molto più piccola di quello che si vuol far credere. Poi c'è un altro tipo di meccanismo che è il sommerso, cioè tutto quello che noi decliniamo come sommerso. Il nero, insomma, sì. Esatto, un altro capitolo ancora. Quindi, voglio dire, il punto deve essere, secondo me, la svolta, quella che noi stavamo cercando di portare avanti, è paghiamo tutti meno, ma paghiamo tutti. Invece come... Beh, questo lo dice esattamente anche... Questo lo dico... la frase, questo però lo dicono tutti, lo dicono tutti. Paghiamo meno, ma paghiamo tutti. Il Consiglio Conte ha invertito la frase. Ha detto paghiamo tutti per pagare meno, come per dire, voglio dire, c'è qualcuno che deve prima darmi la dimostrazione di essere fedele, poi semmai abbasserò le tasse. Non funziona così, non è mai funzionato, perché più il giro di vite è stretto, più poi il meccanismo del piccolo per difendersi dai soprusi, dagli abusi, da questo atteggiamento così fortemente sanzionatorio e persecutorio dello Stato non porta effetti positivi. Cioè la cosa, allora, la famosa evasione da necessità, no? Quella che voi chiamavate. Ma sì, evasione da necessità, poi ci sono collegate tantissime cose. Adesso, per carità, tutti dobbiamo rispettare le regole se ci sono, poi magari ci sono regole ingiuste che potrebbero essere anche cambiate, perché se io domani mattina faccio una regola e dico che tutti quelli che sono più bassi di 1,75 pagano una multa, lei capisce che poi qualcuno cercherà di difendersi. Quindi ci possono essere anche le ingiuste regole ingiuste. Allora noi dovremmo cercare invece di invertire, ecco perché parlavo di questione antropologica, di invertire la modalità di approccio e dare più possibilità ai nostri concittadini, dare più fiducia, abbassare le imposte e dire noi abbassiamo le imposte come volevamo fare noi al 15%. Se poi non paghi, allora a questo punto sì che le sanzioni saranno durissime. Vi faccio fare un'ultima domanda perché non ho molto più tempo. Molti dicono che insomma, questa manovra è stata facilitata dal fatto che, non essendoci più Salvini e Lega al governo, con l'Europa c'è un dialogo migliore, ci daranno più flessibilità. Se voi aveste preteso di fare la neutralizzazione dell'IVA e insieme anche la flat tax più tante altre cose, ci sarebbe andati in scontro con l'Europa. Però la domanda era questa: Salvini in un'intervista al Foglio ha detto per noi l'euro è irreversibile, deve essere chiaro che è irreversibile, non si torna indietro. Poi il giorno dopo a Quarta Repubblica ha detto l'euro non si può mettere in discussione da soli, ma noi ci aggregheremmo se ci saranno altri contro l'euro. Quindi non si capisce se secondo voi è irreversibile o no. Beh, è irreversibile nella misura in cui, siccome siamo in un sistema in cui nessuno pensa di metterlo in discussione, automaticamente è irreversibile. Però se qualcuno lo mettesse in discussione, voi sareste tra quelli che lo vorrebbero revertire, insomma. Ma noi sappiamo bene che diciamo l'unico paese che potrebbe avere interesse e poi efficacia a metterlo in discussione potrebbe essere la Germania, perché io un domani vorrei vedere se la Germania mettesse in discussione l'unione monetaria che cosa succederebbe poi anche ai grandi opinion leader europei. Quindi insomma dipende. Al momento, nella situazione attuale, l'euro non è in discussione. È in discussione invece il tema dell'approccio alle politiche economiche europee. Lei diceva che eventualmente l'Europa non ci avrebbe consentito maggiore flessibilità. Io non credo, io penso che l'Europa ce l'avrebbe consentita a patto che noi gli avessimo spiegato bene, in modo convincente, qual era il nostro progetto. Certo. Ovviamente se io vado da uno e cerco di convincerlo di qualcosa di cui non sono convinto per primo io, difficilmente mi potrà poi accordare il consenso. Senatore, io la ringrazio molto per essere stato a Zapping, le auguro buon lavoro. Grazie ancora. Grazie a voi, saluti a tutti.